con un treno di soccorso nell'Anatolia devastata dal terremoto. Dopo una sommaria riparazione dei ponti ferroviari e dei baratri apertisi nel terreno, il primo treno carico di viveri e di indumenti ha potuto raggiungere Erzincan, uno dei più importanti centri dell'Asia Minore, raso al suolo dalla violenza delle prolungate scosse sismiche che hanno seminato la desolazione e la morte in una quindicina di centri e in una novantina di villaggi. La temperatura polare di circa 30 gradi sotto zero rende più tragica la situazione dei superstiti, centinaia di migliaia di senza tetto che accampano all'aperto in attesa dei soccorsi. Yeah.